va, nonna? Bene, benissimo, benissimo. Ah, bene, bene, non c'è bisogno neppure che tu me lo dica. Non ti ho mai vista con l'aspetto così riposato, con l'occhio così vivo. Me ne compiaccio tanto, eh. E scusami, nonna. Di che? Io vorrei andare a rovistare ancora un po' in biblioteca. Sì, va pure. Va. È una miniera quella biblioteca, vero, signor Banti? Sì, infatti. E ogni volta che mi ci ritrovo... Sapete che poco fa Lietta non mi ha neppure veduto? Come non ti ha veduto? Figurati, stava seduta, guardava in aria. Io le sono passato vicino, proprio vicino. A lei? Niente. Ma come non l'hai chiamata? Oh, perché chiamarla? Forse sognava con gli occhi aperti. Però non si dovrebbe più dire che io sono il distratto della famiglia, eh? Proprio non si dovrebbe più dire. Ha sentito, signor Banti, Lietta guardava in aria così trasognata e non lo ha sentito passare. Ma c'è qualche cosa... C'è qualche cosa che non va. Signora Clotilde, signora Clotilde. Eccole, eccole, mamma. Sì, cari, sì, sono qui, sono qui. Buongiorno. Buongiorno, nonna. Buongiorno. Dormito bene? Sì, sì. Eh? E voi? Noi splendidamente. Sì, sì. Sono le mie notti più belle, quelle che passo in casa tua. E allora lo sai, cara, che ho anche fatto un magnifico sogno io. Oh, sì. Ho sognato, dunque c'era una bella signora, giovane, bionda, che mi faceva cenno con la mano di saluto e diceva che andava a sposarsi. E sai, nonna, sembravi proprio tu giovane. Io? Sì. Ah, un bel sogno, veramente. Bellissimo, vero? Sì, eh? Sì, tanto bello. Ma è che io non lo credo. Come? Non credo al tuo sogno né al buon sonno di Palmira. No, non ci credo. Che dici, mamma? Ma sì, andiamo via, figliole mie. Ditemi che cosa accade qui, che cosa è. Ditemi che ma cosa di succede. Che parli, nonna? Ma andiamo via, perché? Io voglio sapere perché. Perché Guido stanotte non ha dormito in camera con Delia e perché Lietta ha dormito con sua madre? Perché? Perché? Delia stava poco bene ieri. E allora perché l'ingegnere Panuri ha mandato i suoi saluti e se n'è andato così? Perché? Perché? Questa nonna, questa nonna che ha scoperto tutto. E come si fa adesso? Osservare il grande segreto non sarà proprio più possibile. Bisogna dirle tutto alla nonna. Ma veramente? No, cara, lo dico io, tanto più che sono la sola responsabile. Una cosa da nulla, nonna, non preoccuparti, non ne ho parlato nemmeno alla mamma. Una di quelle cose di cui presto o tardi si finisce per ridere. Ma insomma, che cosa? Oddio, certo, prima bisogna chiarire. E noi non abbiamo ancora chiarito, voglio dire, con Lietta. Sai, io e Guido si aspettava di partire per parlarle, anche per non dare a te una preoccupazione inutile. Ma di che? Di che? Ma non ti spaventare, tesoro, no. Riderai anche tu, e come ne ho riso io, e tanto. Anche se Lietta è rimasta un po' scossa, ma soltanto perché non sa. Non sa ancora, e allora immagina. Chissà che cosa immagina. Insomma, ma ditemi che cosa accade, ma parla tu allora, parla tu. Ma no, nonna, ti ho già detto che la mamma non sa niente, non le ho detto niente. Insomma, guarda, fra l'ingegner Panuri e Lietta, in questi 15 giorni, magari soltanto una ragazzata, saprei dire. Ma del resto, nonna, tu lo sai meglio di noi. Ma vedi, l'ingegner Panuri ieri, quando mi ha veduta, è rimasto un po' male, un po' sorpreso. Perché? Perché? Beh, perché lui mi aveva già conosciuta, capisci? Bene, e questo che importa? Beh, sì, ma non mi aveva conosciuto come la mamma di Lietta. Beh, questo naturalmente perché non poteva saperlo. Mm-hmm. Ma neanche come una signora qualsiasi. Era innamorato di una mia amica e non aveva fortuna. E allora un giorno è venuto da me a chiedere aiuto, consiglio. Sì, mi conosceva così poco, ma aveva vista sì e no due o tre volte. Non sapeva nemmeno il mio nome, ma sai, un ragazzo, sai come sono, proprio bambini. Allora? Voleva aiuto, parlava di amore disperato, di follie, di propositi strani. Poi, evidentemente, la mattana gli deve essere passata, la mia amica non l'ha più veduto e lui, quanto sembra, ha cominciato a innamorarsi di nuovo. Ma ieri, capisci, quando mi ha vista così all'improvviso, non se l'aspettava, si è ricordato di quelle sue follie, della brutta figura che aveva fatto con me e insomma, si è vergognato, ecco. Si è vergognato? Già. Si è vergognato? Certo, nonna, gli è sembrato
di non poter più stare vicino a Lietta adesso che io potevo ricordare quelle sue follie, quella sua brutta figura. E così, capisci, per tutto il giorno, Lietta da una parte col muso, lui preoccupato dall'altra, insomma. E poi stamattina avrà pensato addirittura che era meglio partire, così. Allora, è soltanto questo? Soltanto questo? Ma certo, ma cara, allora, è soltanto questo, sei tranquilla, sì, dai, sì, sei sì, contenta? Sì, ma sono proprio contenta, contenta. E ora bisogna concludere, concludere subito. Come, concludere che sì, cosa, sì, scusi? Sì, sì, perché io voglio tutti allegri, ma... felici, prima che ve ne andiate. Aspetta, aspetta, Tina, Tina, ma... Tina! Tina, portami lo scialle, portami lo scialletto. Ma... e il signor Banti. Ma cosa vuoi signora, fare? Ma lasciami fare, lasciami signora. Fare. Venga con me. Voglio andare a cercare Lietta perché voglio parlarle io, voglio spiegarle io la cosa. Dopo tanta paura che ho avuto, ma così le posso dare ma questa gioia. Andare, no, lasciami fare. Dove sei? Ecco, dammi lo scialletto e lei venga con me e dica la quello. No, non importa. E dica quello che voglio io, sa? Naturalmente, voglio signora, io. Ma questo si sa. Esatto. Lei aveva ragione, signor Banti. Vero? Non si tratta di cosa grave, ecco. No, non si tratta di cosa seria. Te l'avevo fortuna. Detto, sì, signora, sì, gliel'avevo detto. Che significa tutto questo? Tu non hai creduto, vero, a quello che ho detto? Come avrei potuto credere? Non somiglio alla nonna io, purtroppo. Non ho creduto a quello che hai detto. E ora sono costretta a sospettare ben altro. No, mamma, anche tu. Ti prego, non farmi dire... Ti prego, non farmi dire altro. È così. Forse si potrà non dire altro, mai più... Seppellire oggi stesso tutto quello che è stato, dimenticarlo e non pensarci più. Se quello che ho detto ora, se quello che ho inventato, non so nemmeno io come, potesse diventare anche per Lietta la verità. Per la più giovane, come per la più vecchia di tutte noi. Ma la verità, quella vera, non dovrebbe essere tale. Oh, mamma, tu pensi davvero che io potrei lasciare Lietta in balia di una verità che... No, la verità vera è molto più piccola, molto più innocua delle sue apparenze. Ed è appunto per distruggere queste che io ho mentito. E ho mentito per sostituire con una menzogna innocente, una menzogna che lo era meno. Ti prego, mamma, credimi. Credimi e spera anche tu, come me, che Lietta possa credere. Il resto poi... vedrà. Ma che fa la nonna? Perché non viene? Dovrebbe già essere qui. Oh. Guarda. Ha creduto. Sì, forse ha creduto. No, ma io non voglio ancora rallegrarmi, voglio prima essere certa... C'è ancora un'altra cosa. Ma che cosa? Zitta. Si può? Scusino se arrivo così, ma il signor Banti... Beh, io ho obbedito gli ordini della signora Clotilde, non so niente io. Scusate, ero già avviato verso la stazione. Già, doveva partire. Devo partire, ma il signor Banti mi ha raggiunto, mi ha detto che la signora Clotilde aveva assoluto bisogno di vedermi. Perché non si accomoda? No, non posso, il mio treno parte fra mezz'ora. Piuttosto, se mi volessero dire quello che la signora Clotilde... Vado a cercarla. La signora Clotilde è in giardino, l'ho vista io di lontano, anzi l'avrei subito raggiunta se... Ho l'impressione che qui si sia molto allegri questa mattina. Almeno nei miei confronti. E non capisco davvero perché. Io devo partire, non posso aspettare. Tutto questo non ha senso. No, inganno. Se non l'avessi incontrato, l'avrei cercato io. Lei? Molto cambiato da ieri mattina. Cambiato? Sì. Tanto che io posso sperare che lei quella signora l'abbia dimenticata.
È così, vero? L'ha dimenticata. Mi risponda, non abbia paura di offendermi. È inutile che io le dica quello che ho provato ieri mattina quando l'ho vista, né quello che ho sofferto quando ho capito che mia figlia sospettava e sospettava il peggio, naturalmente. Poi, non so, è accaduto qualcosa, una piccola cosa, quasi uno scherzo, ed è bastato perché Lietta non sospettasse più. Forse lei non desiderava che questo, di non sospettare, e ha potuto credere a quello che le abbiamo detto. Ed è anche questa la ragione per la quale io le posso parlare come le parlo. Che posso chiederle di rispondere alla mia domanda, anche se quello che le chiederò le sembrerà inutile. Anche se sono certa che la risposta che mi darà sarà quella che io posso sperare. Anzi, sono sicura di poter credere che la verità. Lei l'ha dimenticata, quella signora, vero? Mi dica, l'ha dimenticata. L'avevo quasi dimenticata. No, che dice, non è... Sarebbe meglio che io me ne andassi, sì. No, ma non è possibile, non è possibile quello che lei vuol farvi credere. Mi dica... Ieri mattina io... Ma io lo so benissimo quello che è accaduto ieri mattina, quando lei mi ha veduta, ieri mattina per un attimo... Ha pensato di essere lo stesso di un mese fa e non era vero. Non era così, l'ha capito dopo. E ora vorrebbe non avermi mai incontrata. Avrebbe voluto conoscere ieri soltanto la mamma di Lietta. È così, vero? La prego, cerchi bene di capirsi. Io sono sicura che è così. Quello che è accaduto le fa odiare questa donna che... Io vado. No, volevo dire... Che quello che è accaduto le fa odiare la mamma di Lietta, è così, vero? Mi dica. No. Oh. No, non è così. Io stesso non credevo che sarebbe accaduto quello che è accaduto. Gliel'ho già detto, io l'avevo quasi dimenticata. Ripensando a lei, io stentavo perfino a ritrovare il suo volto. Cominciavo a credere che fra me e lei non ci fosse stato che un gioco, ma quando l'ho riveduta... Si ricorda la nostra seconda sera? Eravamo su quello scoglio, ancora caldo di sole. Io nell'ombra la vedevo appena, ma la sentivo vicino a me. Perché mi hanno fatto venire qui? Non so. Non so più niente. Vada via. Vada via. Ingegnere, scusi se l'ho fatta aspettare, ma sa, da sola non posso correre tanto. Sono venuto subito, signora, anzi se mi volesse dire perché il mio treno sta per partire. No, non si tratta più del treno, venga qui, si accomodi qui un momento. Forse lei non sa ancora... No, è lei che forse non sa. Venga qui, ecco, io ho visto... Un signore, quel signore che le ha mandato quel telegramma, sì, è venuto in automobile da me a dirmi che le facessi sapere che non c'è niente a cui pensare perché tutto va bene e lei può stare qui tranquillamente. E poi via, e se n'è andato con la sua automobile, io l'ho visto dalla mia finestra, come vedevo lei sempre con Lietta a giocare al tennis. Signora Clotilde... Grazie dell'interessamento, ma vede, io non partivo soltanto per l'invito di quel signore. Sì, allora per un altro signore. Ecco, forse. Sì, ecco, ma anche quello vedrà che verrà da lei a dirle che non c'è niente di fatto, appunto, che lei può stare qui tranquillamente, che tutto... Signora Clotilde, lei mi costringe a una posizione molto imbarazzante. Perché? Da parte sua è molto gentile volermi trattenere, ma... Vede... Lei avrà capito che quei signori non sono che pretesti. Sì. Pretesti innocenti per evitare una spiegazione che non saprei dare. Quello che conta è che io devo partire. Ma perché? Ho ricevuto una lettera. Ma sì, forse da uno di quei signori. No, non si tratta... Via, signora Clotilde, sono un giovanotto, sono libero.
ho qualche amicizia. Certo, lo capisco, lo so. Lo sa? Sì, perché è stata da me quella signora. Anche lei? Sì, anche lei. E mi ha detto che lei... Che non se ne faceva più niente, che potevo rimanere. Sì, che poteva rimanere tranquillo, appunto. Signora Clotilde, lei ha avuto una trovata proprio graziosa. Io mi compiaccio sinceramente con lei per il suo spirito, per il suo buon umore. Riderei molto volentieri di tutto questo se fossi in grado di riderne, ma non lo sono. Non posso esserlo. Ho dei dispiaceri miei, soltanto miei, privati. Mi scusi, signore, creda alla mia gratitudine per la sua insistenza. Ma no, adesso dove vuole andare? Dove mi aspettano. Allora siamo d'accordo. D'accordo? Sì, perché l'aspettano là nel chiosco. L'aspettano. Vedo che non ci siamo capiti. No, signore. No, è lei che esagera adesso, scusi. Ma se potesse solo immaginare... Ma no, io non ho niente da immaginare perché so tutto... Soprattutto perché la mamma di Lietta mi ha raccontato tutto. Vede che so, sì. Le ha raccontato tutto? Sì, appunto, quella bella signora bionda, elegante, che lei ha conosciuto l'anno scorso, per la quale ha perduto la testa. Vede che so tutto, dunque. Ma... E anzi, quando ne ho parlato adesso con Lietta... Anche Lietta si è messa a ridere fino alle lacrime proprio, e poi mi ha abbracciata stretta come se... E adesso l'aspetta là nel chiosco. Ah sì? L'aspetta, vada. Vado. Ma no, il chiosco non è di là, è di là. Sì. Mi ringrazi adesso almeno, Sì, lei è veramente una cara nonna. No, niente, vada. Io vorrei... Ma sì, mi parlerà dopo. Adesso vada perché è aspettato. Vada, cara. Caro figliuolo. Ah, che bel carattere, però. Ah, proprio bello, virile. Proprio un uomo, un marito da perderci l'anima, ecco, proprio... Ero nel chiosco. E allora, non è venuto da te? Chi? L'ingegner Panuri? Sì. No, ma ci siamo incontrati. Ah, e allora, non ti ha detto? Già, non vi siete parlati, no? Come poteva? È uscito adesso da qui e... Ma intanto qualche cosa poteva dirsi, però. Che cosa, mamma? Ma Dio mio, di quella sua... L'amica di mamma? Sì. C'era niente da dire. No, come? Come se voleva partire per questo e poi è rimasto invece? No, non è per questo che è rimasto. Come? O almeno non solo per questo. E non ha mai pensato di restare. Con te forse non si è spiegato o non vi siete capiti. Come? Divertente. Proprio divertente la storia dell'ingegnere e dell'amica della mamma. Quando me l'hai raccontata ne ho riso veramente di cuore. Anche adesso se ci ripenso mi viene da ridere. No, non ridere così, Lietta. Non parlare perché? Così, perché non dici quello che vorresti dire. Non capisco. No, non fatti vedere. Dimmi la verità, guardami negli occhi, ma io che faccio? Spaventata, ma cos'è dunque tanto brutta la verità? No, cosa dici? La mia faccia? Sì. Sei tu che mi hai spaventata, nonna. Non c'è nessuna verità oltre quella che sai. Ma... Te lo assicuro, no. Te lo giuro. Ma perché vuoi tormentarmi anche tu? Perché sono una stupida vecchia.
piange per niente, senza ragione. E tu ragione non ne hai, me lo hai giurato. Non ne ho. No, me lo puoi giurare ancora, sì. E allora, allora non c'è nessuna ragione che mi dica di essere felice. Sei, sei contenta, felice come sì. Sempre, sì, sì. Allora, sei felice ancora, sì. Se non fosse che devo lasciarti. Ma tornerai, tornerai e saremo insieme tanto, tanto, sai, saremo tanto felici. Sì, nonna, certo. Certo, perché non dovremmo esserlo? Perché? Perché non dovremmo... Mamma. Stavo abbracciandomi la piccola prima che se ne andasse. Gina è venuta a dirmi che le valigie sono pronte. Dove sono papà e mamma, Arietta? Vado a chiamarli. Fai. L'ingegnere se n'è andato lo stesso. Lo immaginavo. Ma fra lui e Lieta non c'è niente, sai? Niente di serio. No? Lieta è ancora tanto bambina. Sì, sì, tanto. Forse ieri sera... stava male, si sentiva male, per questo era melanconica, per questo. Io ho sempre pensato così. Forse. Tutto il resto lo abbiamo immaginato noi. Eh già, noi. Anche per quella coincidenza di Delia. Eh già. La storia della sua amica. Eh già, già. Forse l'ingegnere aveva qualche ragione sua per essere preoccupato. Sì, forse. E per andare via così in fretta. Ecco, forse. E forse. Noi abbiamo attribuito tutto a quella sciocchezza. Sì, sì, forse. Anche perché credevamo che fra Lietta e lui... Invece no. Invece niente. No, nonna! Niente, ecco. Nonna, dai, la novità! Sì, una grande novità, nonna. Novità? Sì, domani lasceremo la mamma al custodio della casa e noi andremo via. E dove andremo? Ah, a fare un viaggio che sarà certamente magnifico, vero Lietta? Papà vuole festeggiare la mia entrata nel mondo. Oh, papà, papà, sempre papà, e la mamma no, forse. Anche la mamma, certo. Oh, beh, oddio, per me sarà un pochino meno facile essere tanto allegra, perché se sapeste che progetti ha Guido per Lietta, si intende. Ah, è tutto per Lietta. Già, ieri sera loro due complottavano, mentre noi eravamo di là. Sì, abbiamo complottato ballando, un sistema bellissimo. Pare che Lieta sia ormai una signorina che debba diventare molto elegante, molto più elegante di sua madre, naturalmente. E io devo imparare a fare prima la suocera. E poi anche la nonna. No. Ora mi pare che corri troppo. E vai a arrossire Lieta. No, perché? Lasciala dire. È tanto bello, è bellissimo quello che dice, poi... mi rallegra tanto perché mi fa tanto piacere che abbiate avuto questa idea prima di andarvene così. Così mi ricorderò, appunto, ci penserò quando sarete lontani. Un viaggio, un bel viaggio. No, no, cos'è? Cos'è? Perché? Perché piangi? Non sei felice, forse? Non sei, sei felice? Signor Guido, sì. È tutto pronto. Ah, grazie. Allora... allora vi saluto qui, perché fuori fa fresco. E... torneremo presto, mamma. Mi darete tanta gioia, tanta gioia. Appena tornate, vedremo, sì. Sai? Sì. Sai, nonna? Sì. Eh? Arrivederci, sì. Nonna. Venite subito, sì. Appena tornate. Sì. E Marco, dov'è Marco? Addio. Arrivederci, addio, nonna. Nonna. Eccomi, eccomi. Marco? Una nonna, scusami nonna, non ti salutavo neanche. Ciao. Ecco, mi sto venendo. Arrivederci, mamma. Arrivederci. Arrivederci, figliola. Arrivederci. Sono andate? Sì, sì. Chiudi la porta. Sì, parla, se viene il dottore. Mi dica. Fallo pure entrare su. Va bene. Bene, signor Banta. Lei voleva parlarmi di quel...
di quella vendita. Sa, le ho dato ragione troppo presto. Perché? E mi pare che tutto sia andato bene, no? Ah, no. No, no. E perché? Ha visto anche lei? No, ho visto, ma... ma non ci ho creduto. Ma però loro le hanno detto sì, che... sì, mi hanno detto, ma io... io non l'ho creduto. No, perché ho avuto paura. E non per loro, ma anche per me, perché... se fossi venuta a sapere che fra di loro c'è qualche cosa di grave, di brutto, non so... allora avrei dovuto pensare che anche prima della vita di loro non tutto è stato come io credevo. Allora non avrei più saputo amare la vita. Dovrei andarmene così, non posso far niente. No, dovrei andarmene. Signora, e lasciare così le mie figlie. Su, su. Signora Clotilde, su, su, su. Quella vendita è stata conclusa, ecco. Ah, bene. 580.000. 5 o 6 mesi di vita. Già. E mi dica un po'. Gioielli non ha proprio più niente da utilizzare. Lei che conosce tutto di me, mi domanda questo, lo sa bene che finché la mia felicità era vera, anche i miei gioielli erano veri, ma poi ho dovuto sostituire quarzo invece dei brillanti e vetri in luogo dei smeraldi e anche le perle. Non c'è più niente da sostituire. Ma quando queste 580.000 saranno finite? Sì, ma fra 5 o 6 mesi. E che cosa farà? Si vedrà allora se sarò ancora qui. Sì, e so. Quando? Il più tardi possibile, signora Clotilde. Capisco, quando... sì. Capisco quello che lei vuol dire. Quando io non ci sarò più. E allora si scoprirà tutto, e allora? E allora credo che il danno non sarà poi tanto grande per mia figlia e per gli altri, perché sono ricchi loro e sono buoni, si amano, potranno aiutarsi a vicenda. Mi credo, signora Clotilde, per questa vendita proprio non ho potuto fare di più. Lo credo. Oh, lo credo, sì, ma vedrà che basterà. No, cosa dice, signora Clotilde? Basteranno, sì. Basteranno.